Siamo davanti allo stand della Camera di Commercio e abbiamo questa volta vicino una persona che sicuramente vi interesserà, al di là del fatto che sia piacevolissima, è Aldina Tirone e si occupa per API, API di Torino, l'Associazione delle Piccole e Medie Imprese, e fa un lavoro particolare, cioè nel senso che utilizza la rete delle aziende che loro chiaramente hanno associate e a queste aziende propone e dà la possibilità a persone che cercano di lavoro di trovare praticamente questo tipo di incontro. Ho detto giusto, Aldina? Giustissimo. In effetti come associazione abbiamo visto soprattutto negli ultimi anni un incremento notevolissimo nel settore dell'orientamento dei servizi a lavoro. Questo in parte è sicuramente, anzi, perché ci rivolgiamo nella nostra attività quotidianamente alle imprese e quindi raccogliamo dalle imprese tutti i segnali di criticità, ma soprattutto anche suggerimenti e strumenti per intervenire laddove ci sono appunto delle situazioni di sofferenza. Il mercato del lavoro, in particolare tutta la parte che concerne l'incrocio domanda-offerta, è un tema scottante di questi tempi perché molti imprenditori ci denunciano a gran voce proprio la difficoltà di trovare personale non soltanto qualificato ma anche per quei profili che sulla carta sembrerebbero richiedere una minor qualificazione. Cosa facciamo noi come associazione concretamente, che è quello che ci tengo a dire in questa sede? Intanto ci muoviamo in un'operazione di consulenza mirata con le aziende, cercando proprio di supportarle e informarle su tutti gli strumenti delle politiche attive, che significa tradurre in un linguaggio adeguato rispetto alle pubbliche amministrazioni tutto il saper fare, il know-how che le nostre imprese mettono a disposizione. È vero che le nostre imprese sono disposte a compensare rispetto a chi fa ingresso nel mondo del lavoro la carenza tecnica, perché su quello sono capacissime di intervenire avendo al loro interno tutto uno storico. Noi facciamo una sorta di intermediazione perché le aiutiamo a tradurre questo loro sapere, no, in maniera anche accettabile rispetto a quanto formalmente viene chiesto dagli strumenti regionali piuttosto che nazionali. L'altro versante a cui ci rivolgiamo e che per noi è importantissimo è quello dei disoccupati. Vorrei aprire una parentesi sui disoccupati perché non sono più i disoccupati che ci immaginavamo una volta, cioè solo il giovane under 30 che esce da un percorso scolastico o di formazione, ma per lo più si tratta di persone over 30, anche di 50-55 anni, che hanno perso il lavoro per crisi aziendali o perché le strutture in cui lavoravano, insomma, sono dismesse e si trovano in una condizione di forte difficoltà. Anche qui l'operazione che facciamo è di accompagnamento al lavoro e allo sviluppo di una cultura del lavoro. Cosa significa? Spesso sentiamo concetti come competenze trasversali, soft skill, no? Che riempiono un po' la bocca e sembrano concetti astratti, ma come si traducono poi concretamente? Vuol dire che senso di responsabilità, impegno, affidabilità, la capacità anche di relazionarsi in maniera educata e adeguata in un contesto lavorativo stanno diventando elementi sempre più importanti per i profili dei lavoratori, soprattutto nelle piccole e medie imprese, dove ovviamente un lavoratore vale 100, no? E su questa parte devo dire che le imprese devono essere un po' accompagnate ad abbattere certi pregiudizi che li porta a pensare che magari il lavoratore over 30 non sia sufficientemente adeguato sia sul piano delle competenze, no, che su quello della capacità di adattamento. Nei nostri interventi di matrice regionale e anche di più ampio respiro abbiamo visto che invece questo non succede, cioè laddove l'azienda è disponibile a supportare la persona in ingresso, soprattutto nelle prime fasi, anche un lavoratore più avanti nell'età, no, può essere un'utile risorsa da valorizzare all'interno del contesto aziendale. Chi volesse mettersi in contatto con la vostra struttura, cosa potrebbe o dovrebbe fare? Allora, sicuramente noi abbiamo tutta l'area, come dicevo prima, dei servizi lavoro che è proprio dedicata a questo.
Le pubbliche amministrazioni come i centri per l'impiego ci conoscono, quindi hanno anche tutti i nostri riferimenti. Il riferimento principale comunque sono io, quindi chiedere assolutamente di me, anche perché poi siamo tutto un team che accoglie le persone che si rivolgono alla nostra struttura. Sulle pagine di Camera di Commercio ci sarà sicuramente qualche riferimento? Assolutamente, anche perché con la Camera di Commercio portiamo avanti anche altri discorsi, altri progetti rivolti ai giovani e che includono anche degli interventi molto massicci all'interno delle scuole. Quindi un orientamento fatto non soltanto più nella situazione d'aula, ma un orientamento dove è l'azienda che diventa il nuovo laboratorio in cui sperimentarsi.